Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di 0766news.it, edizione che apriamo con il forno crematorio e con le polemiche che proseguono dopo il Consiglio comunale ad intervenire e ad affondare il colpo sull'attuale maggioranza 5 Stelle e il Partito Democratico, la segreteria, il gruppo consigliare del Partito Democratico che annuncia l'impegno per indire un referendum cittadino appunto contro il forno crematorio. Nel comunicato stampa inviato alle redazioni il gruppo consigliare dei Democrat ricorda l'impegno a sua volta preso dall'attuale maggioranza di non aggiungere alcuna un'ulteriore fonte di combustione sul territorio comunale e poi invece fanno notare appunto gli esponenti del Partito Democratico è arrivata l'approvazione del forno crematorio e da qui l'ipotesi di indire un referendum cittadino per bloccare diciamo, l'iter appunto conclusivo per quanto concerne la costruzione del forno crematorio. Restiamo in ambito, per così dire, ambientale perché Palazzo del Pincio, e questa è una brutta notizia, dovrà restituire oltre mezzo milione di euro a quello che è il consorzio per l'osservatorio ambientale. Lo ha deciso il Tribunale di Civitavecchia attraverso l'accoglimento del decreto ingiuntivo che era stato appunto presentato dall'organismo deputato, ricordiamolo, al controllo dell'inquinamento in tutto il comprensorio. Notizia che è arrivata alle redazioni con un comunicato da parte proveniente dal comune di Tarquinia, ricordiamolo. E proprio Comune di Tarquinia che ricorda come l'amministrazione comunale di Civitavecchia abbia evitato con tutte le sue forze di versare nelle casse appunto dell'osservatorio ambientale la somma di 550.000 euro. E di qui il decreto ingiuntivo. Passiamo ad una notizia di cronaca che arriva dal carcere di Aurelia con un detenuto che ha aggredito due agenti, quindi un nuovo episodio di violenza all'interno della struttura di Via Aurelia Nord. Lo denuncia il SAP, che è il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, che parla appunto di aggressione commessa nella giornata di martedì ai danni di due agenti di polizia penitenziaria che erano appunto di servizio. Stesso sindacato che ovviamente oltre a stigmatizzare e a denunciare il grave episodio ricorda però anche i tanti problemi che affliggono la struttura civitavecchiese. E un anno senza Mafalda Molinari, senza la senatrice Mafalda Molinari, ricorre appunto il primo anniversario della scomparsa della senatrice Mafalda Molinari. Verrà appunto oltre una messa in suffragio, tantissime le iniziative per appunto ricordare la senatrice Molinari e ovviamente un pezzo di storia civitavecchiese. Passiamo per chiudere questo telegiornale allo sport. Come sapete il Civitavecchia ha cambiato nuovamente allenatore, sulla panchina è arrivato Pascucci, Carlo Pascucci, lui spetterà il compito di risollevare la squadra che ha solo 11 punti in classifica, nonostante ad inizio di stagione i propositi fossero completamente diversi. Vedremo cosa accadrà, soprattutto se Pascucci riuscirà a trovare la bandola della matassa in una squadra che fino a questo momento ha sicuramente deluso le aspettative. Per questa edizione è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. L'informazione di 0766news.it torna come sempre domani alla stessa ora. Grazie e buonanotte.